Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovo video, io sono Pochi e oggi siamo tornati qui su Pokepark qui, la catena di gioco di Pikachu. Nella scorsa parte abbiamo affrontato l'astro dei cieli di Salamence e abbiamo scoperto questo meraviglioso luogo. Ok. Non capi da spesso che jinga fingui in Pokémon da fuori. Non so modo delle altre zone, ma il Pokepark è pieno di misteri, non trovi anche tu. Tempo alla spiaggia, ora godo un oggetto interessante. Come? Vuoi incontrare Mew? Allora prova a parlare con Shaming. Va bene. I è raro vedere qualcuno arrivare da fuori. Come? Se questa è l'oasi celeste. Ma no, questo è il prato. L'oasi celeste si trova più in alto. Vorrei accompagnarti ma non posso. Il prezioso specchio è sparito e senza di quello non so in che direzione si trovi l'oasi celeste. Ah, ok. Allora dobbiamo andare a cercare questo specchio. Ah, ecco. Aspetta. Aspetta, però prima facciamo venire qui Tiff Blim. Quando la terra ha tremato, lo specchio è caduto dal piedistallo. E proprio ora c'è non sia il grande requisito. Senti, vorrei chiederti un favore. Potresti cercare lo specchio? Credo che sia caduto dal party della piazza. Ok, grazie dell'informazione. Ok, guardate, cosa? Lì? Ok, andiamo a cercare lo specchio. Guarda, ho gonfiato il pallone. Tra poco potremo volare. I miei fuochi d'artificio non sono niente male. Vorrei che Mew li vedesse. Pikachu, novità! Hai trovato l'oasi celeste?
poco oltre le rovine c'è una zona tutta piena di fiori. Saliamo tutti sul pallone. Charmander è perspicace. Se trovassi lo specchio, potremmo capire dov'è l'oasi celeste. Possibile che... Ma certo, deve essere così. Poco fa ho visto qualcosa luccicare sulla casa sull'albero. Ok. Ok. Piplap. Ok, Piplap, ti chiedo di non essere inopportuno, eh. Aspetta. Ok, devo centrarlo bene. No, dove vai? Ah, tutto lo specchio, non c'è sopra di stare, ho il prato. Ah, ok. Ok, mi fa saltare. Credo che possiamo già mai... Sì, ecco. Dobbiamo soltanto andare in... Piano. Vabbè. Ok. No. Ti facciamo uscire la luce, ok, no. Ecco qua le quazza. Dunque sei tu che hai messo lo specchio sul piedistallo. Ti ringrazio, vuoi venire alla celeste? Vediamo. Prima di venuto ho compiuto l'ultimo supergioco del Pokepark, quello che io custodisco. Per andare alla celeste dobbiamo compiere tutti i supergiochi, grazie all'aiuto dei tuoi amici. Ok. Raccolti i frammenti di Pisma, eh. Va bene. Non c'è problema, Quazza. Io ho l'arsenale completo. Allora, 3 punti prendo tra gli anelli e 14 pezzetti sui palloni di Quazza. La via per scegliere quando Will non cadere per il... Attenzione a non cadere avanzando. Ok. Ok. Infernape. Vabbè, forse... No. Infernape è l'unico con cui fate amicizia. No. No.
7200 30.000. Ah, Italia, ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Ci sono Pokémon che sanno volare, altri che sanno nuotare, altri bevi a correre, altri diventano grande forza. In questo mondo ci sono tanti Pokémon, ma nessuno di loro è in grado di compilare tutti i super giochi da solo. I super giochi non sono altro che una prova d'amicizia. Solo chi collabora con gli amici può compilare tutti i super giochi e giungere alla luce celeste. Ok, ok, ultimo frammento di Prisma. Ora hai tutti i frammenti di Prisma. Il tuo prossimo compito è quello di portare tutti all'asi celeste. Shaman ti guiderà grazie alla luce e mette lo specchio celeste. Assolutamente. Bene ragazzi, io direi che per questa parte può essere tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!